Siccome avete saputo, oggi scomparso uno dei più grandi attori del cinema hollywoodiano. Parlo di Robbie Williams. Vorrei ricordare qualche suo film che mi ha fatto molto ridere, come Mrs. Doubtfire, Un Capitan Uncino e molti altri che voi hanno visto. Posso dire che veramente è stato un grande attore e mancherà tanto anche noi italiani. Per il resto, l'argomento che vorrei affrontare un po' secondario è il mio modo di vedere la televisione e cosa cambierei della televisione. Innanzitutto meno pubblicità e più disponibilità verso anche le persone con abilità differenti, nel senso che in questa televisione di oggi non si vedono mai i ragazzi disabili, e questo lo trovo un po' sconveniente e poco adatto, che secondo me sarebbe una cosa che bisognerebbe migliorare in TV e soprattutto dare la possibilità a chi ha delle abilità differenti di farsi vedere di più. Potrebbero farlo certi autori televisivi, che invece hanno in mente solo di fare o reality o programmi di altro tipo che non siano educativi e non servono assolutamente niente. E invece si dovrebbe dare la priorità anche a ragazzi come noi, perché anche noi siamo persone e vogliamo darsi da fare per avere una carriera ed essere qualcuno. Per il resto, volevo dire questa cosa qua, che se si facessero programmi del tipo come si facevano i Cruciverba, ma con a fianco anche protagonisti che hanno problemi di diversabilità, sarebbe meglio e la TV andrebbe sicuramente meglio, e soprattutto bisognerebbe fare della TV con meno pubblicità, una pubblicità ogni tanto, no? Ogni 10 minuti pubblicità. È ora che si svegliano questi autori televisivi. Cioè, anche noi che siamo diversamente abili abbiamo diritto di andare in televisione e di dire la nostra. Non ne possiamo più dei reality e delle solite cavolate che fanno i Mediaset e magari delle solite cose che non servono a niente, tipo Templari Island, ma molti Templari Island, Grande Fratello e La Talpa e molti altri reality che sono stati in passato, secondo me, che sono la rovina della nostra televisione italiana. Piuttosto fai vedere qualcosa di divertente, ma non fare vedere i reality che sono diseducativi e non fanno bene all'educazione del prossimo, e rovinano anche i ragazzi di oggi. E soprattutto gli autori dovrebbero mettere la gente con problemi come noi e non dare sempre spazio a quelli che la TV ormai ne hanno fatto una nausea, come la D'Urso che sta dappertutto. Con tutto il rispetto, ma sta dappertutto. Altri stanno dappertutto, Carlo Conti sta sempre dappertutto e non dà spazio agli altri. Sarebbe ora di dare lustro a gente nuova. E questo volevo dire, e questo vorrei che la gente lo capisse e non che venisse passato di secondo grado questo video. Per il resto, spero di venire ascoltato anche dagli autori della Rai, che anche, non, che anche la diversabilità è importante, e anche vedere noi disabili lavorare sarebbe una cosa proficua per la nostra televisione e che migliorerebbe senz'altro gli audience e gli ascolti di certi programmi. Perché di vedere gente vecchia che lavora,
che dobbiamo mantenere noi, perché poi alla fine siamo noi che paghiamo il canone per vedere che cosa, pubblicità e roba che magari non serve a niente. Così io la vedo, questa televisione non mi piace, tante volte rimpiango quella che c'era una volta, come Sanremo, Carovianello, Buona Domenica. Insomma, vorrei una televisione diversa da quella che abbiamo. Sarà perché ho vissuto in quegli anni in cui la televisione era veramente all'avanguardia, ci mancano tanto certi conduttori come Marco Columbro, Lorella Cuccarini e quelli della generazione, di quella generazione degli anni 80. E sarebbe giusto che qualcuno di loro tornasse. Sarebbe una TV più pulita, meno volgare, come anche facevano Zuzzurra e Gaspare e molti altri comici che metto qua a elencarvi. Questo volevo dirlo e spero che gli autori televisivi ne tengano conto guardando questo mio video, magari anche su YouTube se girerà, perché ci tengo. E così, ok, vi do appuntamento al mio prossimo video. E chi mi vuole guardare, sa, sono contento e spero che vivamente questa TV possa migliorare, perché ne abbiamo bisogno. E mi raccomando, meno pubblicità e più spazio alle persone diversamente abili, lo ribadisco, perché anche noi siamo persone e anche noi vorremmo fare parte del mondo della TV. Non parlo solo per me, ma per molti altri come me che sono disabili. Ok? Spero di essere stato molto chiaro in questo video e spero di essere capito, insomma, nel mio messaggio. Arrivederci, a presto, Samuele.